Beh sì, la Guardia Costiera a mio avviso rappresenta una delle eccellenze italiane riconosciuta in tutto il mondo. Nella mia precedente attività ho avuto tante volte occasione di ricevere complimenti in quanto italiana per l'operato della Guardia Costiera. Questo dal Golfo di Aden al Mare del Nord, passando per i paesi del Nord Africa e per la Grecia. Quindi mi sembrava giusto dare questo riconoscimento, rendere omaggio, onore a questo corpo dello Stato che appunto esprime il meglio dei principi della nostra Costituzione. In particolare, questo corpo dello Stato salva le vite umane a prescindere dal passaporto e dal colore della pelle. Quindi mi sembra che sia doveroso da parte nostra voler sostenere questo loro sforzo e anche in qualche modo rimandare al mittente quelle obiezioni e quelle polemiche che in alcune occasioni ci sono state, perché non si può affermare in alcun frangente che esistano vite umane più importanti di altre. Mi piace solo sottolineare un motto che è stato coniato dal personale a Samos, sulla motovedetta, la 322 di Samos, dà il senso, anche oggi si dorme domani. Perché l'attività nell'Egeo è stata un'attività molto, ma molto intensa. Erano uscite tutte le notti. Abbiamo soccorso queste donne e in particolare una donna incinta di 9 mesi che già nel momento del soccorso comunque aveva delle contrazioni. Nel giro di poche ore è stata trasbordata e ha partorito a bordo del mercantile. Non si dorme, e il collega ha trovato questa frase fantastica che però torni a casa, torni in porto e dici, dico, sono servito a qualcosa. Grazie a tutti.